ci siamo. Siamo. Eccoci. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, io mi chiamo Gianni, Gemma, Luisa e siamo gli amici dell'Ora Felice. Noi siamo gli amici dell'Ora Felice. E perché un'ora felice? Perché trascorreremo un'ora tutti insieme, ma in quest'ora faremo, diremo, canteremo, danzeremo, salteremo e molto di più. E sapete perché siamo nell'ora felice? Perché? Perché faremo tante cose belle insieme. Mm-hmm. Ma c'è una cosa importante. Mm-mm. Siamo in questi cerchi, un'ora in questo cerchio. Quindi ognuno di noi deve stare alla giusta distanza, ok? Facciamo attenzione, giochiamo, danziamo e facciamo tante cose belle, ma facendo attenzione da non stare troppo vicini, d'accordo? Ok, ci siamo? E adesso? Ma cosa ci siamo dimenticati? È importantissimo, se ci avviciniamo ricordiamoci di indossare la mascherina. Lei la conosce la mascherina? No. Guarda, che cos'è questa? Questa? Mascherina. Vi piace la nostra mascherina? Mi piace? Allora facciamo un applauso a Luisa che l'ha fatta. Brava Luisa! Bene. E adesso mi viene da pensare alla curiosità dei bambini. Siete curiosi di vedere chi esce da questi due alberi? Cosa? Chi uscirà da questi due alberi? Siete curiosi? Non lo so Gianni, ma la curiosità mi ricorda qualcosa. Sì, sai, quando pensiamo a curiosità mi viene in mente il nostro amico Briciola, quel pesciolino talmente curioso, ma non vogliamo dire di più. Adesso bisogna chiamare. Te lo ricordi Luisa, Briciola? Sì, sì. Te lo conosci? Attenzione! Però guardate, facciamo una cosa, lo vogliamo chiamare tutti insieme al mio tre, va bene? Ok. Abbiamo le batterie, io sono batteria. Ah, aspettate. Una batteria importante, eh? Allora, il nostro scoiattolino si chiama Joe. Mi raccomando, lui è lo scoiattolo. Ora! L'hai visto già? Ma no! No! Ma non c'è nessuno! Non mi prendere in giro! Ma mi prendete in giro? Allora no, aspettate, allora. Al mio tre lo chiamiamo insieme? Lo chiamiamo insieme al mio tre? Vai, uno, vai Gianni. Uno. Quattro. No. Luisa, incomincia a ridare i numeri, no. Uno. Gianni, uno viene il due. Dopo il due viene il? Quattro? No, aspetta. Un attimo, okay. Facciamo per bene, ecco. Tutti insieme, facciamo vedere a Gianni come si conta. Ma va bene? Sapete contare? Sì. Allora iniziamo dal 1, poi dal 2, poi al 3. Scoiattolino Gio. Ciao a tutti i bambini. Scusate il ritardo, ma stavo finendo di masticare la mia ghianda. Lo so, una sempre una spuntina, visto che stavate tardando. Ok. Scusate il ritardo, ma adesso non vedo l'ora di raccontarvi la storia del pesciolino Briciola. Anche noi! Wow, anche noi, la voglio sentire. Andiamo? Sì. Andiamo? Ciao, siete dopo. Pronti? Ciao, ok, ciao. Andiamo, ciao! Ciao! Il pesciolino Briciola
era un pesce molto piccolo, ma in compenso era molto curioso ed intelligente. E non perdeva mai occasione per fare domande agli altri pesci. Ma perché sono rosso? Ma perché gli altri pesci sono di un colore diverso? E perché ho sempre tutte queste bollicine davanti alla mia bocca? Ed ovviamente le risposte gli venivano sempre date, ma un giorno fece ai bambini una domanda a cui nessuno sapeva rispondere. Signora Sardina! Signora Sardina! Ma è vero quello che si dice in giro? Cosa si dice in giro, briciola? Ma è vero che esiste l'acqua? Ma non saprei. Prova a chiedere a qualcun altro in giro. Cosa si dice in giro, briciola? Ma è vero che esiste l'acqua? Che sciocchezze! Lo sanno tutti che l'acqua non esiste. O almeno, credo. Uffa! Nessuno mi sa rispondere! Pesce palla! Pesce palla! Cosa dirti? Oh, ma perché nessuno mi risponde? Beh, veramente, qualcuno c'è che ti può rispondere. E chi è? Chi è? È la grande balena blu. Ma io ho paura! Ma non devi avere paura. Lei non ti farà del male e saprà senz'altro rispondere alla tua domanda. Ma dove la posso trovare? La grande balena blu la potrai trovare nel grande oceano. Il nostro pesciolino briciola allora si mise in viaggio alla ricerca della grande balena blu. E dopo tanti giorni di viaggio, vide da lontano una grande montagna blu. Ma non era una montagna, bambini, era la grande balena blu. Signora balena! Ma chi è che mi ha svegliata? Sono io, signora balena! Sono briciola e volevo farle una domanda. Dimmi, briciola. Ma è vero quello che si dice in giro? Ma cosa si dice in giro, briciola? Ma è vero che esiste l'acqua? Ma che domande fai, piccolo pesce? Si chiese in cuor suo: ma come farò a far capire la lezione a questo giovane pesce? Vieni con me, briciola, ti porto in superficie, ma poi vedrai. Oh, ma io ho paura! Non preoccuparti, ci sono io con te. Oh, che bello!
sole, briciola. Oh, sì, e tutto questo blu 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 sopra la mia testa, che cos'è? È il cielo, briciola, ti piace? Sì, 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 sì. A un certo punto briciola iniziò a sentirsi male. Gli mancava qualcosa. Aiuto, mi sento male. Cosa? Lo so, briciola, ti manca qualcosa? Dimmi, cosa ti manca? Non lo so. Mi manca la mamma. No, briciola, è molto più importante. Pensaci bene, fai presto, non ti rimane tanto tempo. Non lo so, mi manca l'acqua. Oh, finalmente, sciocco pesciolino, mi domandi se esiste l'acqua, mentre vivi nell'acqua. L'acqua è tutto intorno a te, sopra di te, sotto di te, alla tua destra, alla tua sinistra, e se apri la bocca è anche dentro di te. E tu mi domandi se esiste l'acqua? Bambini, avete sentito la grande balena blu? Anche noi a volte siamo proprio come il pesciolino briciola. Ci chiediamo da dove veniamo, chi ci ha creato, senza capire che la risposta è intorno a noi, dentro di noi, fuori di noi e sopra di noi. Perché Dio, bambini, ha creato tutte le cose belle e stupende. E noi facciamo parte di questa meravigliosa creazione. Ricordatevelo sempre. È proprio vero, Samuele. Non si può vivere senza Dio. Giusto, Emanuele. È come dire che si può vivere anche senza respirare. Vogliamo provare tutti insieme a trattenere il respiro? Infatti, la stessa cosa, non possiamo vivere senza Dio. Ciao a tutti, bambini! Ciao, ciao! Ascoltatelo, ciao! Ma adesso, bambini, alziamoci tutti insieme, che sì, dobbiamo muoverci! Sì, tutti in piedi! Sì. Dai, che adesso si salta, ragazzi! Mi raccomando, nessuno rimane seduto! Siamo pronti? Sì? E adesso vediamo chi riesce a fare i salti più grandi! Pronti? 1, 2, 3! 1, 2, 3! E adesso siamo pronti a saltare e a cantare la mappa del tesoro! Istruzione, amore, sono parole che fan bene al cuore. È una mappa del tesoro con la lettera maiuscola. È una lettera preziosa, cara, è prodigiosa e perfetta ancora. Uno specchio, un'avventura, una musica che nascerà con te. Del tesoro sai ci parlerà, ci indicherà la via e la verità. Amore accetterò, lui lei si troverà e la sua parola che bene ci farà. Ci stringeremo io e te, navigheremo per mari ancora, sotto le stelle dei secoli lo seguiremo. Navigheremo per mari ancora, sotto le stelle dei secoli
lo seguiremo. E quanti libri, quanti manuali, tutto il sapere nei vocabolari, tanti fiumi di parole, quante opinioni sentirò. E meno male che so dove andare, la tua parola brilla e mi sa dare una luce sul sentiero che mi guida sempre nella verità. Il tesoro sai ci parlerà, ci indicherà la via e la verità. L'amore accende l'oro, il vento verrà e la sua parola che bene ci farà. Ci stringeremo io e te, navigheremo per mare ancora, sotto le stelle dei secoli lo seguiremo. Navigheremo per mari ancora, sotto le stelle dei secoli lo seguiremo. Ci parlerà la mappa del tesoro. Visto che abbiamo parlato della mappa del tesoro, possiamo sedirci, possiamo sedirci, possiamo sedirci. Lei si chiama? Lei si chiama? Giudita. La mascherina, la maglietta. Tu ti chiami? Ha detto Serafina. Non ci sento questo. Aspetta. Come ti chiami? Nora. È di qua che devi dirlo. Nora. Allora, prima non conta, poi non sente. Luisa. Ma perché ce l'hanno con me? Non lo so. Allora, non so. Non abbiamo più speranza con Gianni. Pasticcione. Luisa, siccome abbiamo parlato della mappa del tesoro, certo, vogliamo fare il gioco della caccia al tesoro? Sì? Ok, però ci sono delle regole. Allora, molto importanti, siccome non ci possiamo alzare tutti quanti e cercare gli indizi, vi diciamo a quattro bimbi, va bene, di venire qua davanti. Allora, uno leggerà il bigliettino e l'altro, insieme all'altro, andrete a cercare il bigliettino. Lo portate qui e lo leggiamo insieme. Quindi, il primo quattro. Biglietto... E quattro... Ce l'hai già tu? Sì, penso proprio di averlo. No. Ho trovato il primo biglietto! No, non funziona. Chiamiamo così. Gianni, lo sostituto. Scusate. Vabbè. Vi ho trovato il primo biglietto. Allora, prima chiamiamo i quattro bimbi. Ok? Vieni tu con la magliettina rossa. Vieni. Uh-huh. Ok? Tu con la... Attenta, tu con la treccina. Vieni. Tu che ti volevi sedere, vieni qua. Un altro maschietto. Vieni. Niente, non sei volontario. Oh. Aspetta. Allora. Mettiti qua. Non sai leggere.
però tu sai leggere. Ok, allora facciamo una cosa. Lei legge e tu cerchi? Ok? Va bene. Allora, aspetta, no, ci vuole un cerchio. Allora, cerchio? Ti do il mio cerchio. Ecco. Ok, allora, diciamo prima i vostri nomi. Diciamo prima i vostri nomi. E siccome io non sento. No, non si può. Allora, lo potete gridare il vostro nome, perché tutti i bimbi devono sapere chi legge e chi va a cercare. Tutti zitti, eh? Tu cerchi? Tu sai leggere? Ok, lui. Ah, per le superiori. Ah, è lui che ha scritto quel libro famoso. Bravo. Facciamo un applauso. Dopo mettiamoci in fila per prendere l'autografo. No, ci puoi girare, guarda. Un applauso per te, guarda. Un applauso. Bravo. Oh, bravo che sei. Allora. Aspetta, prendiamo lo scotch e gliela appiccichiamo sulle labbra. Vai Luisa, lo gridi allora il tuo nome? Riccardo. Lui si chiama Riccardo, lo che... Guardi Leone! Ecco il leone, lui! È Gianni! La ma che ri na! Oh, ricordiamoglielo! Lui si chiama Luigi? No, Pietro! E tu me lo dici sempre all'orecchio di qua, me lo devi dire di qua, come si chiama? Pietro! Luigi, ha detto che ti chiami Pietro, ma perché ti chiami Pietro invece che ti chiami Luigi? Scusami, a me mi ha detto che ti chiami Luigi! Gianni, ci sono anche due principesse qui, chiediamo i facciamo loro il turno, nomi. Allora, scusa, Pietro... Riccardo? Viola. Non hanno sentito? Viola! Ok, c'è Viola? Greta. Ok, allora. Gianni dov'è? Gianni? C'è Luisa? Ma sono io, Gianni. Sono io, Gianni, aspetta. Allora, Pietro, tu dovrai cercare il primo indizio. Allora, ce l'ha lui, guarda, allora, siccome lei andrà a cercare. No, tu vai a cercare lei. No, allora. Ok, lui non sa leggere, è lei che sa leggere. È lei, Viola. Sai vedere anche le figure? Allora. Sì. Legge ad alta voce. Se un tesoro vuoi trovare sotto la panchina, devi cercare. Allora, guarda, le panchine sai che sono, no? Dove ci sediamo. No, non cercate, bambini. No. Devono cercare solo loro, perché altrimenti il tesoro non sarà per tutti quanti, lo prendono solo loro, quindi se ci vanno loro a cercare il tesoro sarà per tutti quanti, se invece qualcuno fa il furbacchione niente tesoro, ok? Pietro, ci sono tante panchine, però c'è la Naomi che ti aiuta a cercare la panchina. Pronti? Partenza? Hai visto come brava? La giù in fondo. Pronti? Partenza? Via! Vai, corri! Vai, Pietro! Facciamo il tifo! Pietro! Non sento le vostre voci! Pietro! Forza Pietro! No, ce l'ha fatta! L'ha trovata! Un applauso, bambini! Cosa Pietro! Ok! Ma veloce Pietro! È veloce come Gianni, Luisa, uguale! Allora, tu sai leggere, ok? È sempre il bimbo di prima, Gianni! Lui è Pietro, lui è Riccardo. Riccardo, legge ad alta voce perché... c'è qualche sordo qua. Micro. Sono io il sordo. No, io non sono sordo. Mascherina. Allora, ripetiamo ad alta voce. Sebbene troverai la cravatta verde. Sebbene cercherai. La cravatta verde troverai. Allora devi trovare un signore, un giovanotto con la maglietta gialla. No, c'ha la maglietta bianca e c'ha una cravatta. Sai la cravatta che cos'è, no? Vai, allora ti aiuterà la Tonia. Guarda, ti aiuta la Tonia a cercare quel giovanotto. Vai da Tonia, guarda. Ecco,
No, aspetta, Pietro, aspetta. Adesso facciamo andare alla... Aspetta, Tonia. Ah, l'ha trovato lui, allora dai, corri, Pietro. Aspetta, Greta, tu cercherai il prossimo indizio perché serve una bimba alta, molto alta, questo però è già un indizio, scusa Gianni. Sono il cerchio. Oh, Gianni. C'ho la mascherina. Sì. C'è la mascherina. Piano, ci sono. L'hai trovata? No. Ma sei proprio bravo, lo prendiamo con noi? Vuoi venire a lavorare con noi? No. Ma come hai fatto? Pure tu l'hai trovato? Ah no, tu eri quello del bimbo, scusa. Ce l'hai un lavoro, puoi venire a lavorare. Sì, okay. Chi è la mamma e il papà di Pietro? Alzi la mano, la mamma e il papà di Pietro? Bravo! Ok, l'abbiamo assunto. Bravo! Pietro! Allora, però, occorre una bimba che sa leggere. Greta. Si chiama Greta, voi non lo sapete. Sì, io ho capito. Silenzio. Silenzio, se no non sentiamo. Dimmi. Vai avanti e non ti fermare. Gli occhiali arancione devi trovare. Quindi guardate, devi trovare un ragazzo con gli occhiali arancione. Ragazzo! Un ragazzo con gli occhiali arancione, aspetta! Però adesso ci va lei! Aspetta! Cerca un ragazzo con gli occhiali arancione! È un bel Cercalo. Ragazzo, eh! Guarda! È alto! Guarda, Marina ti aiuta! Vai! Vai con Marina! Vai! Hai partito anche Greta! L'ho trovato! L'ho trovato! Prendetelo! Se ne sta scappando! Eccolo! L'hanno preso! Fermali! Molla l'indizio! Greta, attende che se ne scappa! Ci abbiamo braccato! Vediamo, chi sa leggere? Lo facciamo leggere a Riccardo Cuor di Leone. Oh, Riccardo. Grazie Riccardo. Allora, leggiamo ad alta voce. Allora, ripetiamo ad alta voce. Se pazienza tu avrai, l'ultimo indizio troverai. L'ultimo, Tra le foglie cercherai una scatolina, troverai. Tocca a te. Aspetta. Viola. Tra le foglie cercherai. Tra le foglie. Una scatolina tra le... Avete visto una scatolina, ragazzi? Una scatolina? Chi si è preso la scatolina? Una luce? Dai, una scatolina! L'ho trovato! Ma poi sono troppo bravi, ragazzi! Ma troppo bravi! No, noi andiamo in pensione, Luisa, allora bravi. facciamolo loro, sì. Ok! Sì. Wow! La scatola l'ho trovata! Wow. Brava Viola! Allora, lo legge. Non ha letto. Non sai leggere, impara a leggere, scusa Viola. Allora, è aperto da quest'altro lato, ti aiuto. Vabbè. Vai. Brava! Brava! Leggi. Se l'avete fatta, rimane da cercare. Allora dovete trovare un forziere, ragazzi, un forziere di un tesoro, un forziere vicino a dei palloncini. I palloncini l'ho visti. No, sono di qua. Chi la prende? Dove? Chi la prende? Oh, eccola! Eccola! Oh, avete trovato il tesoro? Allora, il tesoro non è solo per i nostri quattro grandi bravi. Un applauso a Viola, Greta, Riccardo e Pietro, perché hanno trovato un grande tesoro per tutti quanti. Però, attenzione, li prendiamo dopo, d'accordo?
quando finisce il secondo, il terzo gioco, prendiamo le caramelle, le palloncini, con il... i palloncini, no, pure i palloncini, sì. Ok, possiamo certo andare a posto e dopo mangeremo il nostro tesoro. Un applauso a questi bambini fantastici, bravi, bravi. A posto, a posto, a posto. Oh, bene, 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 bene. E adesso, e adesso, e adesso. Tutti pronti che stiamo per ascoltare un'altra bellissima storia. Eh sì. Siete tutti pronti, bimbi? Perché sapete, a volte capita che ci si lamenta perché magari si hanno i capelli ricci, ma si vorrebbero avere lisci. Oppure c'è chi pensa di essere troppo alto o troppo basso. A volte c'è qualcuno che ha gli occhi di un colore ma li vorrebbe di un colore diverso. Ma sapete, adesso ascolteremo una prossima storia con la nostra amica Raffi. Ma prima dobbiamo chiamare il nostro amico Scoiattolino. Vi ricordate il nome? Chiamiamolo tutti insieme. Scoiattolino Joe, esci fuori. Scoiattolino Joe. Eccolo, eccolo qua. Ciao a tutti, Claudio. Bambini. Bonsoir. Allora, bambini, scusate, ma sono andato a cotonarmi la coda, a farmi bello, per presentarvi la mia migliore amica, la giraffa Raffi. Oh, non ci posso credere! Oh, non ci posso credere! Possibile che sono cresciuta un solo centimetro dall'altra volta! Uffa! Ciao, Tracy! Ciao! Ciao! Come stai? Bene. Io sto benone. E tu come stai? Così, così! Perché? Sai perché? Perché oggi mi sono misurata e sono cresciuta veramente pochissimo! Invece le mie amiche cominciano a diventare sempre più alte! Ma questo non c'era bisogno di dirlo! Si vede che sei sempre bassissima! Mi sa che rimarrei sempre così. Oh no, perché devi essere così cattivo con me? Ciao ciao, io vado. Raffi, bambini, è rimasta veramente molto male. E sapete perché? Lo sapete, bambini? Perché per la giraffa è veramente molto importante essere alti. Ma andiamo a vedere se incontra degli altri amici. La Roma, Roma un fa subita stasera. Tutti insieme, bambini, tutto il pubblico, non fa subita stasera. Ehi, Raffi! Ciao, Johnny! Che è sto faccino triste? Perché Tracy mi ha impreso in giro. Vabbè, ma te la stai a guardare, la stai a guardare lei, a Tracy? Aspetta, Tracy, aspetta. Non c'è, aspetta, Tracy, no, te voglio dire una cosa. Ascolta, Johnny, lui mi fa sempre arrabbiare. Ma non gli devi dare retta. Lei guarda, tu devi guardare veramente come sei tu. Ma poi, che ti importa? Lo so, però sono triste. Non devi ascoltarla, tu sei bella come sei. Sai cosa faccio io quando sono triste? Sai cosa faccio io quando sono triste? Che cosa? Sai cosa faccio io quando che sono triste? Che cosa? Me lo dici? Io prego Dio perché mi aiuti a tornare ad essere felice. Anche a me spesse volte mi prendono in giro. Ho la proboscide che mi tocca quasi il prato. Ma Dio mi aiuta a non pensarci e a perdonare le persone che lo fanno. E sei tornato felice? Che bello! A dire vero anche i miei genitori me lo dicono sempre, ma io spesso non li ascolto. Ora però devo andare, grazie di tutto, amico Johnny. Ma di nulla, Raffi, è stato un piacere, ciao. Ciao. Ah. È servito a Raffi per tornare su di morale.
ma non solo bambini. Johnny gli ha spiegato come uscire dai suoi problemi. Beh, in realtà la giraffa, come ho già detto, sapeva la soluzione per uscire dai suoi problemi. Perché i bambini, i suoi genitori, gli hanno sempre insegnato a fidarsi di Dio. Loro infatti gli hanno fatto comprendere che quando è triste deve pregare Dio che gli risolva il problema. Perché bambini, Dio nostro Padre desidera il meglio per noi. Ma ora vediamo un po' come prosegue questa storia. Caro Dio, ti prego, perché ho un grosso problema e non so proprio come fare. Il mio collo non è lungo come quello delle altre giraffe e sono molto triste. E poi Tracy mi prende sempre in giro. Mi puoi aiutare? Lo so che lei è una brava tigre, ma spesso si comporta veramente male. Falle comprendere che essere dei buoni animali è più bello. Ti ringrazio per Johnny, perché è sempre molto gentile con me. Dio, stammi vicino e aiutami ad essere felice. Amen. La mattina dopo, Raffi, durante la passeggiata nella foresta, nota qualche cosa. Non posso credere! Questi alberi non li avevo mai notati! Sono piccoli! Anche se non sono molto alta, riesco a prendere il cibo! Che bello! Sono troppo contenta! Dio mi ha aiutata! Poi se avrò un problema mi confiderò sempre con lui! Sono davvero felice! Gnam gnam gnam! Che buone queste foglie! Ovviamente sono quelle che mangiavo prima! Ma riuscire a prenderle da sola è tutta un'altra cosa! Ora vado a raccontare tutto subito alla mia mamma e mio papà! Ciao Raffi! Ciao Tracy, come stai? Io sto benone, divento sempre più forte. Te scommetto che sei sempre alta uguale, vero? Sì, è vero, sono sempre alta uguale. Ma grazie a Dio sono felice e continuerò ad esserlo nonostante la tua cattiveria. Ciao, ciao! Ma cosa le sarà successo? Wow, bambini, ma che bella storia! Vedete, bambini, delle volte succedono le stesse cose anche a noi. Capitano periodi che siamo tristi perché qualcosa ci è andato storto. E ci sono persone che ci aiutano, come mamma e papà, ma altre che ci fanno del male. Ma la preghiera cambia le cose. Raffi, bambini, non è diventata più alta, ma Dio le ha fatto vedere che c'erano alberi più bassi. Dio nostro Padre a volte risolve subito il problema, ma altre volte però dobbiamo pazientare. Altre volte ancora il problema rimane, ma Dio trova subito la soluzione. Ora, bambino, ti voglio dare un consiglio. Parlarne con Dio ti aiuterà. Ciao a tutti, bambini! Vai! Ci siamo! Ci siamo! Oh, che bello! Avete visto cosa ha realizzato Raffi? Che bello! Sì, bello. Bambini, quando realizziamo una cosa così bella, cosa facciamo? La teniamo per noi o la diciamo a tutti quanti? Ma assolutamente la dobbiamo dire a tutti quanti! Eh sì! Tutti. E allora, bambini, alzatevi in piedi e ballate insieme a noi questa canzone che si chiama... Passa la parola! Siete pronti? Riscaldiamo i motori, su! Pronti? Arriviamo! Passa la parola che tu e fai conoscere l'amore di Gesù. Passa tutto il bene che puoi e vedrai, il cielo ti sorriderà. Il tesoro che hai dentro di te è prezioso, sai, non lo nascondere.
ma lascialo brillare, tienilo nel cuore, sempre ti accompagnerà. Fai conoscere a tutto il mondo, Gesù il migliore amico è. La sua parola può cambiare il mondo, adesso gridalo con me. Vola più in alto, vola, ogni momento con Gesù. Vola più in alto, vola, e non fermarti più. Vola più in alto, vola, ogni momento con Gesù. Vola più in alto, vola, e non fermarti più. E passa parola e cantalo con me. E passa parola e non fermarti mai. E passa parola, cammina fianco a me. E passa parola e non fermarti mai. Gesù, immenso lassù in cielo, fantastico anche qui, chi è più grande di così? E fai conoscere a tutto il mondo, Gesù il migliore amico è. La sua parola può cambiare il mondo, adesso gridalo con me. Vola più in alto, vola, ogni momento con Gesù. Vola più in alto, vola, e non fermarti più. Vola più in alto, vola, ogni momento con Gesù. Vola più in alto, vola, e non fermarti più. E passa parola e cantalo con me. E passa parola e non fermarti mai. E passa parola, cammina fianco a me. E passa parola e non fermarti mai. E passa parola e passa parola e passa parola, parola e passa parola. Bravi, 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 bravi. Oh, bene, bene, bene. Sediamoci, 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 perché prima di salutarci è quasi finito, sì, quasi finito, però rimane l'ultimo gioco e poi c'è i palloncini, le caramelle, quindi le belle sorprese non finiscono. Per adesso vogliamo salutare il nostro amico, lo scoiattolino Joe. E vedete, non ci sente, aspettate, allora rifacciamo l'1, 2, 3, adesso me lo ricordo, viene prima l'1, poi il 2 e poi il 3, ok? Lo chiamiamo, lo salutiamo, perché poi altrimenti si arrabbia, si va via, non lo salutiamo. Lo chiamiamo insieme? 1, 2, 3. Scoiattolo Gio! Ciao bambini! Ciao! Ciao scoiattolo Gio! Ciao! Anche stasera stiamo per salutarci, sì. E siccome, guarda, siamo stati veramente bene insieme con te, noi sì. Abbiamo, sai, vogliamo dire a tutti questi bimbi quanto è bello, quanto è bello, quanto è bello. Eh?
prossimo gioco. Aspetta, che lo diciamo dopo. Adesso ragazzi è un momento, guardi, veramente tanto di attenzione. Scoiattolo Joe, ascolta. Dimmi. Volevo dire a questi bimbi una cosa molto importante. Sì? Mi ascoltate un attimo? Bimbi, che voglio ascoltare, che sono un po' sordo. Allora, abbassiamo un attimino la musichina, perché in questo momento noi siamo stati veramente bene con voi. Tanto, il cuore è pieno di gioia. E noi ringraziamo Dio per questa cosa, perché quando c'è una cosa bella è sempre Dio che le fa. Noi però in questo momento vogliamo chiedere il permesso ai genitori per fare una piccola preghiera, ma piccola, perché è così bello quando Dio benedice la tua casa, la tua famiglia. Possiamo, mamma e papà? Possiamo, proprio piccola? Hai capito? E diciamo con i nostri occhietti chiusi, Pietro, un minutino, che ne dite, qualche mamma e qualche papà che dà la mano al suo bambino, ci sta? Sì. Dai, ci sta? Chi è che va vicino alla mamma? Sì. Dimmi. Tutti i nomi. E dopo me li dici, prima di salutarci, ok? Adesso ci avviciniamo a mamma e papà, gli diamo la manina e diciamo solamente pochissime parole, perché le preghiere noi non siamo per fare le cose grandi, tutte quelle cose a memoria, no, noi diciamo solamente in questo momento, con un attimo di attenzione, Signore, ti preghiamo per queste famiglie, ti preghiamo per tutti questi bimbi, ti preghiamo per tutte le mamme e tutti i papà. Possa tu benedirti e farti trovare. Sicuramente intervieni con il tuo amore. Grazie Gesù, grazie. Amen. 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 Facciamo un applauso a Gesù. Grazie Gesù. Grazie. E adesso c'è l'ultimo gioco, adesso vi daremo un palloncino a forma di spada, perché dai nostri due alberi... Ciao bambini, è stato bello conoscervi a tutti, ciao, siete bellissimi! Ciao Scoiattolo Joe, un applauso allo Scoiattolo Joe! Ciao! Lo faccio fatti meglio. Sì, allora il prossimo gioco vedremo che da quassù, quindi prima vi diamo la spadina, una spada con il palloncino, me ne date una spada, ognuno di voi avrà una spada, e quante bolle usciranno? Ognuno con la sua spada deve colpire la bolla. Ragazzi, mi raccomando, bambini, facciamo molta attenzione, d'accordo? Bolle. Vediamo. Non escono le bolle? Adesso non scendono. Calmo. Piano.